E adesso apriamo la nostra finestra all'esterno, cambiamo argomento, oggi ci occupiamo, di scuola, andiamo a Pescara da Paolo Renzetti che è in compagnia di Davide Desiati della CISL Abruzzo Molise che si occupa proprio di scuole, lui il responsabile del settore. In arrivo ci sono un migliaio di assunzioni Paolo, ma e ce lo spiegherà fra poco Desiati. Sono assunzioni legate al turnover. Linea a te, Paolo. È proprio così, esatto Alfredo, buongiorno a te e ai nostri telespettatori, grazie a Davide Desiati, segretario regionale della CISL Scuola Abruzzo Molise, 1.165 assunzioni di docenti, 300 per quanto riguarda il personale ATA, come diceva il collega da studio, però rientrano nel turnover. Tra un mese partirà il nuovo anno scolastico, qual è la situazione generale, Desiati? È fortemente preoccupante, siamo appunto a meno di un mese dall'avvio delle attività didattiche del prossimo anno scolastico, 1.165 più circa 300 ATA, 1.165 docenti, sono il semplice turnover, cioè rimpiazzare i pensionamenti. E dopo di questi ci sono ovviamente tutte le nuove necessità legate alla situazione epidemiologica. Ripartire ovviamente con l'obbligo del rispetto delle prescrizioni sanitarie, del distanziamento, e questo significa che ci dovranno essere delle aule dove dovrà esserci questo distanziamento, dei banchi particolari. Dal Ministero sono in arrivo 16 milioni e mezzo di euro per l'Abruzzo, fondi che voi considerate insufficienti. Sì, i 16 milioni e mezzo di euro sono per le risorse umane, quindi docenti ed ATA corrispondono a circa 4 docenti ATA per scuola, quindi decisamente insufficienti. Chiunque, anche all'esterno del mondo scolastico, può comprendere che con 4 unità in più di personale la scuola non può riorganizzarsi in maniera sicura. Per quanto riguarda proprio l'avvento del nuovo anno scolastico, lei prima diceva a microfoni spenti, ci saranno dei problemi per le grandi scuole nelle grandi città della nostra regione dove ci sono le cosiddette classi pollaio, nei piccoli centri dove ci sono meno alunni, meno classi e soprattutto classi con meno studenti sarà più facile far osservare il distanziamento. Per le grandi scuole di Pescara, Chieti, Montesilvano e altri grossi centri della nostra regione la situazione è diversa. Sì, ci risulta che le scuole abruzzesi hanno chiesto 25.000 tra banchi e sedie o comunque delle postazioni singole. Nei piccoli centri il distanziamento è più semplice, le classi hanno qualche alunno in meno e di spazi generalmente c'è disponibilità, quindi la situazione è un po' più affrontabile. Ma noi nei centri più grandi e soprattutto nelle città abbiamo le classi pollaio, abbiamo praticamente la situazione di dover raddoppiare il numero di classi, il personale, e vi ricordo 4 unità per scuola, pochissimo. Quindi, Desiati, che cosa bisognerà fare e come ci si potrà muovere da questo punto di vista? Vedremo adesso con questa prima assegnazione di personale e le richieste delle scuole. Noi dopodomani abbiamo un incontro all'ufficio scolastico regionale in cui ci verrà dato conto di tutto ciò che è stato richiesto dal sistema scolastico e di tutto ciò che al momento si riesce a fornire. Ovviamente i banchi siamo scettici sulla capacità reale di fornitura entro il 14 settembre. Il personale bisogna andare a tappe forzate per un reclutamento molto numeroso, perché ripeto, sono 1.165 a tempo indeterminato docenti, 300 ATA, almeno altri 800 tra docenti e ATA, quindi parliamo di oltre 2.000 persone da reclutare adesso nel giro di 20 giorni. Prima parlavamo, e poi ascolteremo anche da studio le domande di Alfredo Primante, di questi 16 milioni e mezzo di euro che arriveranno per quanto riguarda il personale. E poi ci sono i fondi che province e comuni chiedono per l'adeguamento Sì. degli edifici scolastici. Il tema dolente forse è proprio questo. Sì, oramai questi fondi in parte sono già arrivati alle istituzioni scolastiche, ma sono fondi nell'ordine di qualche decina di migliaia di euro per scuola. Non possono certo sopperire anni e decenni di mancati investimenti in edilizia scolastica, di inadeguatezza degli edifici, delle strutture, dell'arredo scolastico e così via. Ovviamente siamo di fronte a una necessità da quantificare nuovamente dopo questa prima dotazione. C'era stato il grido di allarme proprio anche ai nostri microfoni qualche giorno fa, soprattutto dei presidenti delle quattro province.
Per come stanno oggi le cose, riaprire le scuole il 14 settembre, soprattutto le scuole secondarie superiori, è praticamente impossibile. Sì, è molto difficile e soprattutto molto pericoloso. Bisogna ricordare che nelle scuole superiori noi abbiamo in Abruzzo un 50% di pendolarismo. Avere dei focolai in una scuola superiore significa contagiare una zona molto ampia di una provincia, cioè interessare molti comuni. Se c'è tutto il tema del trasporto scolastico, ogni ragazzo viaggia su un autobus e quindi lì ha possibilità di contagiare purtroppo un numero molto elevato di persone. Alfredo, linea a te. Sì, io volevo riallacciarmi per una prima considerazione al discorso che ha fatto prima Desiati sul personale. Mi sembra di aver capito che oltre queste 1.165 nuove assunzioni legate alle sostituzioni, al turnover, mi sembra di capire che ci vogliano altre 1.000 persone più o meno, da quello che ha detto. Ma da dove reclutare queste 1.000 persone? Purtroppo in questi anni c'è stato il blocco dei concorsi e le nostre graduatorie si sono svuotate. I sindacati avevano proposto un piano straordinario di assunzioni che il governo non ha accettato, riproducendo percorsi troppo lunghi che non sono stati in grado per quest'anno di garantire questo personale. Quindi avremo un boom di supplenze a settembre, quindi di fortissima precarietà nelle scuole. Altra domanda, c'è il concorso docenti in vista, dopo tanti anni, come lei ricordava, insomma, si torna a fare concorsi per la scuola, ma anche qui mi sembra che il numero messo in campo dallo Stato non sia sufficiente. Assolutamente, c'è una forte incapacità previsionale, do un dato per tutti, noi adesso abbiamo la graduatoria finale dei direttori amministrativi, abbiamo 16 direttori amministrativi idonei e il primo concorso che viene fatto dopo circa 20 anni per questa figura, questi 16 oggi trovano in Abruzzo oltre 40 sedi disponibili, questo significa che 24 sedi resteranno senza direttore amministrativo. Paolo, per la chiusura del collegamento. Sì, la chiusura, un'ultima battuta, io la vorrei dedicare Desiati alla mancanza cronica anche nella nostra regione di insegnanti di sostegno, e anche questo è un altro problema a cui bisognerà far fronte. Certo, questo è tra l'altro un problema cronico perché noi abbiamo ogni anno un reclutamento di oltre 2.000 unità in deroga di sostegno e si tratta di personale non specializzato. È assurdo che l'Università dell'Aquila continui ad avere annualmente tra le 200 e le 250 unità con un numero chiuso di accessibilità ai percorsi di specializzazione sul sostegno. Quindi anche da questo punto di vista ci sarà molto lavoro da fare? Troppo lavoro da fare, ma soprattutto bisogna mettere in campo delle soluzioni che risolvano effettivamente i problemi, perché ad oggi non li vediamo, ad oggi noi a livello sindacale siamo fortemente scettici sulla riapertura in sicurezza delle scuole. Grazie a Davide Desiati, segretario regionale Abruzzo Molise della CISL Scuola, grazie per il prezioso contributo, è tutto da Pescara, linea allo studio, a te Alfredo.